Lo dicevamo qualche giorno fa, subito dopo i mondiali di canoa polo. Siracusa, con il suo mare vuole lavorarci, il grande sport, occasioni che servono sia dal punto di vista della promozione turistica, sia per avvicinare ulteriormente il territorio al suo mare. Sì, assolutamente. Noi sulla tradizione appunto di Siracusa Città Marinara abbiamo inteso con la collaborazione anche delle aree marine protette, nello specifico Siracusa, quella del Plemmirio, ma sono coinvolte un po' tutte quelle che faranno da tappa, di fare una regata che vedono praticamente coinvolte 40 imbarcazioni venire, diciamo, da tutta Italia, e credo che ce ne sia anche qualcuna che viene da fuori Italia. Una regata quindi per le aree marine protette che si svolgerà appunto come base da Siracusa, che abbiamo inteso anche sostanzialmente far diventare una sorta di cerimonia di apertura per i 2750 anni. Inutile dirvi che un altro indotto importante, perché 40 navi, quindi stiamo parlando di 40 equipaggi, 40 barche a vela che fanno una regata e quindi stazionano su Siracusa, è un altro indotto importante che si muove per Siracusa, e tentiamo di fare del nostro meglio per attrarre appunto grandi, come dire, grandi possibilità di visibilità per Siracusa. Il territorio che farete, quindi tutti gli attori che in un modo o nell'altro ruotano intorno ad un settore, riescono a concretizzare un evento di questa portata, con quali elementi che insomma vale la pena di preannunciare subito e di sottolineare prima ancora che tutto questo poi succeda? Non mi voglio ripetere, ma è chiaro che l'elemento cardine è la partecipazione della città. La regata non è che, diciamo, l'inizio ulteriore di un percorso di avvicinamento della città a diventare un punto di partenza e un punto di lancio, no? Di un'immagine legata alla nostra città di grande accoglienza, di capacità di accogliere e di ospitare eventi importanti. Diciamo che questo sarà il numero zero di una regata che speriamo nel tempo di far crescere già l'anno prossimo, aumentando probabilmente le distanze e il numero delle imbarcazioni. L'ambizione è quella di candidare Siracusa ad ospitare eventi di grande livello, e quindi anche invogliare un turismo di qualità, valorizzando questo luogo straordinario che è la nostra marina, la passeggiata dei siracusani. Ed ecco perché sull'idea che Ortigia e Siracusa sono state fondate dal mare, è bello immaginare di ricreare, proprio con l'idea della regata, questo arrivo e questa partenza.